scritto, al rettore, io tramite Luca appunto ho parlato con chi è che si occupa così, ma proprio perché non vogliamo avere un giudizio negativo sul prossimo. E questa cosa orribile che si dice ogni volta che diceva Andreotti, questa cosa curiale per cui bisogna pensare male, cioè se uno pensa male fa peccato ma ci prende, brutto, no? Perché voglio dire, invece voglio pensare bene. Non fa peccato. Voglio pensare bene, io penso che l'uomo è capace, ma quello che diceva prima Bruni, che diceva il professor Bruni, proprio il fatto che io voglio pensare bene, cioè il fatto, come mi dice il barista di Ariccia, che ci ha telefonato con una famiglia, che dice io ho famiglia, e siccome ho famiglia mi prendo cura degli altri, non voglio fare profitto sugli altri. Di solito si dice che il più grande partito non è il Partito Democratico né 5 Stelle né il PDL, ma il partito il tengo famiglia, faccio gli affari miei, no? Invece in questo caso il fatto di avere famiglia vuol dire avere cura nei confronti dell'altro e non fare profitto sull'altro. Allora, invece è proprio partire da questa capacità, perché sapere senza poter far nulla, e questo è il vero guaio. Cioè io lo so e quindi mi deprimo, e quindi non è vero che io lo so e poi cambio. Quindi c'è il soggetto umano. Quindi su tutte queste tematiche, siccome Marco Totti su questo fa un grandissimo lavoro, su cittanuova.it abbiamo fatto proprio 5 puntate di dialogo aperto, e quindi io ti inviterei. Ma parto dai punti del professor Bruni che condivido. Diciamo che gli aspetti eclatanti sono, per esempio questo della Luis o altri, però per esempio i concessionari, in particolare il concessionario Codere, che ha una sua sede in Spagna, sono anni che fa l'educazione alla legalità nelle scuole, che propone il pacchetto legalità. I concessionari sono anni che sussumono, vecchio termine marxiano, la logica dell'avversario. Legalità, patologia, combattere le mafie contro le slot machine illegali, non è questo il problema. Questo è una parte del problema, ma questo ci spiega perché da 10 anni le slot machine ci sono in Italia e non si è fatto niente, perché giocare a calcio balilla con Lauro Boldrini o con quell'altro, la Vannino Chitti, non serve a niente, perché loro il problema non lo vedono. Per loro il problema è l'immagine del problema, è il riflesso del problema, è la retorica del problema. Il problema è nel concreto. Allora, nel concreto c'è questo che ha detto, tante cose che condivido, il professor Bruni, c'è in particolare una cosa secondo me, la macchina, e una seconda cosa, l'ambiente. Le due cose che tengono insieme, per esempio, un'iniziativa polimorfa, poliversa, policentrica e per questo pericolosa per loro, che è lo slot mob, l'ambiente, un luogo, la macchina, e in mezzo che cosa ci metti? Ci metti gli uomini. Ci metti gli uomini e decostruisci una retorica, ricostruisci anzi quella che Foucault, non una retorica, chiamava l'ordine del discorso. Cioè il discorso, anche il discorso della critica, allora signori, regge perfettamente e stabilisce un equilibrio che da 10 anni reggeva. Tanto che tutti i dibattiti erano quanti soldi diamo per curare i ludopatici. Allora, quanti sono i ludopatici in Italia? 100.000, 200.000, 10, 0, 400.000, e nel frattempo hanno fatto, allora, per una persona che si ammala è indifferente se quella macchina la mette la mafia, la camorra, l'andrangheta o la mette l'automatica. Anzi, c'è un paradosso, è un paradosso ovviamente non sempre verificabile, ma un paradosso che la macchina dell'andrangheta e della camorra spesso paga di più, perché come nella bisca, come nel toto nero pagava, invece ma come mai la camorra mi pagava il toto nero, perché si basava sulla fiducia. Dice, no, si basava, ti dicevo, sulla costruzione, no, quello non è il toto nero, era il racket, era un'altra cosa. A Genova, appunto, nelle bische o nei club o nelle quelle cose che c'erano tutte prima della legalizzazione, sono sparite, cioè dove c'era una socialità, ma c'era una socialità perversa, ma era socialità, ti pagavano, perché se non ti pagavano la gente non andava più lì, ti pagavano quando vinci. Ora questo è un paradosso, perché è grazie a questo paradosso che non si è fatto niente, anche a livello istituzionale. Si è tentato, ma il tentativo è stato porre il proprio nome, la propria faccia, sull'iniziativa di legge. Ovviamente non è il caso degli amici che sono qui, che non sono appunto uno, due, tre, sono tanti, e un intergruppo. Sapendo però che quelle iniziative di legge non andavano a finire niente, e avendo sempre l'alibi delle lobby. Le lobby hanno i piedi d'argilla, le lobby non esistono. Le uniche vere lobby sono per esempio quelle dei sindaci. I sindaci sono una lobby.
lobby potentissima. Il sindaco di Milano, il sindaco di Torino, il sindaco di Napoli, il sindaco di Roma, se volessero domani farebbero una cosa semplicissima: toglierebbero le convenzioni che hanno con Sisa e Lottomatica per il pagamento dei tributi, delle tasse sullo sporco, delle multe, e il terzo giorno, sono convinto, con un'azione legalissima, Sisa si presenta e dice: siccome il mio bilancio è per il 60% sulla riscossione, guardate, è il 60% sulla riscossione dei tributi, io preferirei togliere la slot machine da quella tabaccheria dove pago le tasse al tuo comune. Perché non lo fanno? Perché è concreto. Il concreto, il mettersi in mezzo, il risolvere, il fare quella cosa che un signore che si chiama Horkheimer, che ormai conosciamo in pochi, diciamo, essere la politica, aprire il varco laddove il varco non c'è. Aprire il varco laddove il varco non c'è. Allora, come lo si apre il varco? Anch'io faccio delle piccolissime proposte. Disinnescando e disincantando la macchina. Non servono chissà che cosa. In base all'articolo 110 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, l'ho scritto anche, l'ho detto anche nell'intervista con Carlo Cefaloni, per esempio una giocata con un euro giochi 4 secondi, benissimo. Mettiamo che con una giocata minima deve essere, non so, di un taglio di 10 euro e giochi 15 minuti, basta. Non hai fatto niente di particolare, hai modificato un comma, cioè, no, sì, però guarda, no, no, prova a fare questo, gli rendi in economico il processo. Perché non si è fatto? Perché non si rende, ad esempio, non si capisce che suoni utilizzano nelle macchine, nelle slot machine, che colori utilizzano, chi studia queste cose? Guardate che non è che sono cose complottistiche, c'è dietro un brevetto e basta vedere il brevetto. Cioè, uno dice perché? Perché queste cose creano strutturalmente una dipendenza, perché la dipendenza non è una deviazione dal gioco, è studiata, architettata, progettata, disegnata, perché quella non è una macchina, non è una slot machine, è un software. E un software è una cosa programmata per fare ciò che il programmatore decide che quella cosa debba fare. Quindi che cos'è questo? È un disegnare la dipendenza. Ora, di fronte a questa progettazione, programmazione strutturata della dipendenza, tra l'altro dove è stata strutturata dal 2003 anche la mancanza di soglie, perché una slot machine che allinea 4 meloni, 4 angurie, 4 cocomeri, cioè ci giocano i malati di Alzheimer, dite, sì, vabbè, se ci capiamo, no, sono studiate per quello. Cioè sono studiate, non è che dico l'automatica, sì, se lo studiano, dico che chi le progetta le studia per quello, le studia perché la soglia di eccesso sia pari a zero, non ci sia alcuna consapevolezza. Quindi non è questione di essere proibizionisti o antiproibizionisti, dinanzi alla bomba atomica non si è proibizionisti o antiproibizionisti, si sceglie di gettarla o non di gettarla, si sceglie di gettarla disinnescandola oppure si sceglie di tenersela in casa e farsela esplodere in casa. Questo è il punto. Il discorso sul proibizionismo o antiproibizionismo è un discorso sciocco, è un discorso sciocco ma performante, che funziona, perché ti diranno sempre: tu sei un proibizionista. Ma allora gli Stati Uniti, gli Stati Uniti che sono la patria del liberismo, cioè, perché un bambino, un ragazzino, un minore di 21 anni in un casinò di Las Vegas non può nemmeno stazionare davanti a una slot machine, che subito lo prendono, segnano ai genitori, alle autorità, alla cosa, e fanno un processo ai genitori. Come mai? Perché sono proibizionisti? O perché forse in maniera, certo, non è che sono dei sacchi, hanno capito che quella è una bomba. Ora, la bomba va disinnescata appunto in questi due termini. La mia è anche però una questione di scenario, un minimo scenario. 2 o 3 anni fa dicevo: secondo me questi se ne vanno. Ovviamente se ne vanno, secondo me. Cioè, il business più trasparente, che è tutto dire, no? Però quello quotato in borsa, che tenta di quotarsi in borsa, prima o poi se ne va. Perché ha troppi vincoli, dicevamo, perché c'è troppa concorrenza, perché non sono solo Sisa Lottomatica i concessionari, ce ne sono 13, alcuni sono SRL con sede in Calabria, con capitali versati da non so 80.000 euro, cioè una cosa assurda, non sono nemmeno quotati in borsa. Allora se ne vanno e che cosa lasciano? Un terreno minato, e queste mine sono esattamente le slot. Ora, perché io parlo delle slot? Non solo perché dentro slot mo c'è la parola slot, ma perché è l'elemento con cui più radicalmente e pericolosamente rischiamo tutti quanti di imbatterci.
e tutti quanti di diventare dipendenti. Se non capiamo questa cosa qui e pensiamo che i dipendenti sono solo, cioè dal punto di vista economico chiaramente sono soprattutto delle persone povere che vengono sfruttate, messe a valore in un sistema eccetera eccetera, ma facciamo una prova di verità su noi stessi: noi non siamo immuni da questa cosa, perché la macchina è progettata per quello, per catturarci. È un'entità, è una sorta di intelligenza artificiale, come diceva qualcuno, contro cui ci imbattiamo e con cui crediamo di batterci, ma non ne conosciamo l'arcano. Allora, come facciamo a disinnescarlo? Ho detto, il fattore tempo, secondo me è fondamentale, va disinnescato il fattore tempo nella macchina. La giocata è troppo veloce, va disinnescato il fattore colori e suoni, quando questi colori e questi suoni sono studiati per agire su soglie di non consapevolezza. Allora dicevo, oh, qui c'è la libertà di giocare su questo. No, che cavolo c'è il proibizionismo, antiproibizionismo davanti a quella cosa che nega, ma lo dice anche Sandel nel suo ultimo libro, ha pubblicato Feltrinelli sui soldi, dice, ma le slot machine non c'entrano nulla nemmeno con la teoria classica del liberalismo, non c'è alcun tipo di volontà o di opzione di scelta davanti a questa cosa, nemmeno per gli avventori del bar, quindi anche per il non giocatore. Ora, la mia proposta quindi è questa: disinnescarla, disincantarla. Non servono, servono ovviamente, ma quando si tenta di agire con una logica, se c'è davanti l'esercito americano e tu sei in Vietnam, se gli opponi quattro vietnamiti con le cerbottane, questi dopo 2 secondi ti spazzano via. Se fai come Ho Chi Minh e li crei e li tiri nel pantano, loro non sono più in grado di programmare, di progettare. Per questo hanno paura delle leggi regionali, non perché le leggi regionali sono buone o cattive, ma perché gli creano un'Italia a macchia di leopardo, dove non possono fare programmazione, non possono fare progettazione, dove gli si è nel frattempo disinnescata l'arma della patologia. E dove c'è un terzo punto, e per questo, e su questo i sindaci sono i nostri, io spero di sbagliarmi, in parte i nostri avversari, tentano di innescare la tassa di scopo, cioè dare più soldi ai servizi sociali dei comuni, tassando di più l'azzardo, corresponsabilizzarli, fare come il paradosso che ha detto Giorgetti, ma era un paradosso che io considero interessante perché è anche quello un fondamento di verità. Allora facciamo le municipali, Giorgetti quello lì dei giochi, cioè facciamo le municipalizzate dell'azzardo, almeno siete più coerenti, signori sindaci, e ha ragione, facciamo le municipalizzate dell'azzardo, almeno siete più coerenti, almeno gettate la maschera, fate vedere da che parte state, perché quella bandierina non serve. Non serve andare in giro con la bandierina, non ha più senso, perché a quelle persone lì che incontri, che vedi, che tutti i giorni, con cui tutti i giorni in qualche modo ti confronti, e potresti essere tu quella persona, devi capire che potresti essere tu perché non ne sei immune, ecco, comunque quello non basta la bandierina. Quindi in un certo senso disinnescarla in questo modo. E poi, se volessimo dire non si può uscire tout court, perché tout court non si può fare, non si può uscire, allora a un certo punto innescare un processo per gradi, vedere che le slot e le VLT sono le bombe principali. Non dobbiamo permettere al nemico che ha piazzato le mine nel nostro territorio di andarsene lasciando ad altri lo sminamento, magari ad altri, cioè comunità, cooperative, Pinco Pallino, a cui dà 4 soldi per campare per i prossimi 30 anni come con i tossicodipendenti, per dire facciamo una così, vi aiutiamo noi. Intanto però voi invece dovete pagare, dovete tirare fuori i soldi. Altra cosa, ultima cosa che dico, per esempio, una cosa sciocchissima: quando nel 2003 si decide che questi apparecchi con geni elettronici, con vincite in denaro, potessero essere messi in qualsiasi luogo dove si somministravano bevande, bastava, e ci fu chi la propose ma venne sommerso dalle risate allora, da gente che magari adesso, tipo Chiti, così fa le bandierine anti-slot, ecco che cosa succede. Si doveva porre il vincolo della licenza. Dice, tu sei un bar, la maggior parte dei tuoi introiti, che ne so, il 60, 70, 80% deve venire dalla somministrazione di bevande, alimenti, cioè non può venire da quei congegni lì. In realtà noi abbiamo creato una cosa che non c'è in nessuna parte nel mondo, nemmeno in Cina dove è vietato, nemmeno in Thailandia, nemmeno in Unione Sovietica, perché Putin li ha messi tutti fuori gioco dal 2009 e il mese scorso ha azzerato completamente tutti i siti di casinò e di giochi online.
grande Putin, dopo si è fatto, perché lui è uno speculatore, cioè adesso ha fatto la Crimea, che diventa una gambling zone, dove attira tutti i cinesi, i giapponesi e tutto quanto a giocare, è un interesse politico, ha dimostrato che la grande politica, che a noi non piace, ma è una grande politica in senso nicciano, cioè una politica che può fare le cose, può non piacere, però esiste, che non esiste solo il potere della finanza, che esiste il potere della scelta, che è un alibi quello di dire che la finanza controlla tutto, se gli fai controllare tutto, ma dietro la finanza ci sono uomini, nomi e cognomi, non c'è solo Giorgetti, vuol dire c'è Mastra Pasqua che è nel consiglio di amministrazione di Lottomatica. Cioè, voglio dire, i giornali hanno preso Giorgetti come spaventapasseri, cioè andrà a lavorare con Lottomatica, cavolo, ma ce n'è già uno che lavora da Lottomatica, si chiama Mastra Pasqua, quello dell'inizio di Equitalia. Ora, per chiudere, che cosa voglio dire? Che va disinnescata questa cosa qui stranissima che è la relazione uomo-macchina, che è una relazione però asimmetrica, ma è una relazione. L'uomo, ci dicono, conosce le probabilità di vincita. Già siamo su un problema, le probabilità di vincita, gli inglesi chiamano near misses, cioè qualcosa che ti avvicina per esempio alla vincita, la probabilità di vincita. Dici, quanto guadagna la macchina su di te? Ogni euro che ci metti, quanto ci guadagna su di te? Cominciamo a fare un lavoro anche semantico, che ne so, a mettere un tracciato sotto, a far sì che la macchina con 5 euro ci giochi 10 minuti e poi tutto il parco macchine di quel locale lì, non so perché ti riconosce con la testa sanitaria che dice il dottor Passo, ti blocca l'accesso per 5-6 minuti. Allora poi cominciamo a ragionare se tu vuoi essere considerato consapevole, responsabile, cioè cominciamo dopo allora a ragionare di tutte queste cose qui, proibizionismo, antiproibizionismo. Adesso non si può farlo, perché questo è il punto. Allora, per innestare però un out-out non servono solo, perché ovviamente non parlo dei presenti, parlo di cose successe negli anni scorsi, perché è dal 2003 che abbiamo le slot machine, appunto, dal 2004 la prima, e non i videopoker come dicono i giornali. I videopoker non esistono, i videopoker sono vietati dalla legge, dal 2003, sono vietati, erano vietati anche prima, ma sono stati innestati sul territorio italiano per poi normare la cosa. Ora, io quello che dico è che non si può procedere per grandi principi, perché su grandi principi siamo d'accordo tutti, sono convinto che se vado da Dell'Utri lui mi dice la stessa cosa, sono d'accordo anch'io, no? Poi andava in Zimbabwe, sapete che in Zimbabwe ci sono anche degli interessi forti di Lottomatica, c'è Zimbabwe Bet. No, questo ci spiega perché non è una cosa esotica, uno dei paesi più poveri al mondo in realtà è un paese dove si giocano tutti i sussidi con le lotterie, questo ci deve far capire come da noi. Però il problema principale è proprio questo, è quello della macchina, è quello della bonifica dell'ambiente. Allora io sono contento delle iniziative come Slot Mob perché mi vedono in qualche modo, mi permettono di partecipare identificandomi senza mai dover presentare un tesserino. Questa è la cosa bella e questa è la cosa che chiede la gente, perché la gente, le persone, io sono invece un po' in disaccordo con il professor Bruni solo su questo, secondo me la gente è molto più dalla nostra parte, solo che è molto più disillusa, è molto più umiliata, è molto più frustrata, tanto che è bastato un anno per cui il Parlamento un po' si è mobilitato, un po' si è scosso dal torpore per cui prima sembrava che era tutto Berlusconi o anti-Berlusconi, e ci scopriamo invece che i conflitti di interesse, oltre a quello di Arcore, erano anche ben altri. Ad esempio, chi ha interesse nella scuola, nell'editoria, chi ha interesse nella produzione di slot machine, chi ha interesse nella produzione di soggetti sempre più dipendenti da una macchina. Questa non è industria, questa non è... Non è impiego, questa non è occupazione, su questo non c'è da contemperare un bel nulla, non ci sono interessi, come diceva quello dei Nini, si chiamano, non ci sono interessi da contemperare, non ci sono interessi, c'è un interesse principale, l'essere umano. Allora, se noi non pendiamo per l'essere umano, allora pendiamo per la macchina con tutto ciò che ne discende. Ogni euro, ha ragione, io su questo ho perfettamente ragione, professor Bruni, pulito, perfettamente non proveniente da riciclaggio, non proveniente da mafie, non proveniente da niente, è un euro criminale. Questo è il punto, perché produce una dimensione di inquinamento dell'atmosfera di quell'ambiente, produce una patologia sistemica. Questo è il punto.
dentro cui si scioglie tutto quanto. Però se non disarticoliamo anche l'ordine del discorso alla Foucault, il discorso ci ordina lui come vogliamo, e alla fine possiamo anche giocare a biliardino con Laura Boltrino, e poi lei ha il parrucchiere del 2000 euro, a me mi tocca andare da valore di 5 euro. Fateci per poco.